Grazie, scusate, ma mattina è incasinata. Grazie e scusate per il ritardo. Per uno dei pochissimi ritardi in 14 mesi, dai. Giusto, Filippo? Oh, insomma, qualcuno ce n'è stato, però. Ma tu, infatti, sei notoriamente uno puntuale. Non me lo ricordavo più. Allora, passiamo subito al bollettino e vedrete che recupero i tempi. Andiamo per numeri tondi, totale molecolare 4.692.000, insomma sono 4.693.000 di fatto, e test rapidi 3.997.000, sono 3.400.000. Totale, se vi interessa, sono 8.689.000 tamponi, 961, 8.689.000, 961. I positivi nelle ultime 24 ore sono 988, che su 36.098 tamponi equivalgono a un 2,74 incidenza. Avete visto che ormai è da una settimana che la nostra incidenza pian piano sta calando, eravamo arrivati quasi al 7%, adesso siamo sul 2-3%. Il numero di positivi totali, tanto per darvi una contabilità, diciamo, totale, sono 393.282. Come dicevo ieri, noi abbiamo dei parametri che sono quelli che ci aiutano nella programmazione. Di questi totale, questo è il totale dei positivi che noi abbiamo intercettato, poi chissà quanti ce ne sono stati e ce ne sono asintomatici. Di questi, voi considerate che metà non ha avuto sintomi. Cioè noi li abbiamo intercettati nei nostri contact tracing. Quindi se facciamo 400.000 per far conto tondo, 200.000 non hanno avuto mai sintomi. Sono stati messi in quarantena perché è intercettati. Gli altri 200.000 hanno avuto sintomi in maniera graduale, da poco a tanti. E vi ricordo che di questi 400.000 il 5-7% è finito in ospedale. 5 per 4, 20, sono 20.000, esattamente il numero dei dimessi. Perché se voi guardate i dimessi, che sono questi, eccolo qua, vedete, sono quasi 20.000. Questo è il dato più o meno che ci viene sembrato. Quindi sul totale dei positivi, almeno il 5% finisce in ospedale. Quanti sono quelli che finiscono in terapia intensiva? Sono dal 10 al 15% di quelli che vanno in ospedale. Allora, i positivi di oggi quanti sono? Altro bel dato, 32.918, una settimana fa eravamo a 39.000, io spero che questo trend continui, non vi sto dicendo che è finita, non è liberi tutti, vi sto dicendo che dati positivi abbiamo da qualche giorno e il dato positivo viene fuori qui, ricoverati, meno 74, 2.194. Come sono distribuiti questi meno 74? Senso qualcosa? No, no, tranquillo. Io sto lavorando sui volumi. Come sono distribuiti questi meno 74? 1886 in area non critica, meno 61, quindi 61 posti letto che si sono svuotati. Tra il dare e l'avere, considerate che noi mediamente abbiamo ancora 80-100 persone al giorno che si ricoverano. Prima una vostra collega, 308, scusate, in terapia intensiva, meno 13. Quindi è un buon bollettino oggi, se continuasse così si va a chiudere questa partita. Prima una vostra collega mi ha detto, rispetto alle... ho perso il filo, mi sono distratto. Vi dicevo, quindi, meno 61 e meno 13. Ovviamente il dare e l'avere, qui no, noi ce l'abbiamo, nel senso che meno 61 vuol dire che sono entrati in 100, saranno usciti in per fare meno 61, saranno usciti 140 e quindi si va, no, quant'è? Conto. 60, mi sono perso. Lei si avventura sempre. Fammi il conto. Beh, esistono anche le calcolatrici, voglio dire. No, esiste la pietra focaia, bisogna abituarsi. Quindi se si va a un saldo di 61, quindi abbiamo avuto ovviamente più dimissioni degli ingressi. Terapia intensiva e non Covid, ecco, questo è un altro dato che vi voglio dare.
270, vuol dire che in totale noi abbiamo 570 persone in terapia intensiva, anzi 578 per l'esattezza, se non sbaglio il conto. 270 più 308, 578. Totale di decessi 10.899 più 38. Questa purtroppo sarà la fase che decresce di meno. Io avevo messo dentro un foglio sulla cartellina, qualcuno me l'ha tolto. Ha tolto un foglio dalla cartellina, no? Vabbè, ma mi ricordo lo stesso. Vabbè, intanto facciamo gli auguri a un paio di signore che sono Giuseppina Natali di Vangadizza, Verona, 100 anni oggi, quindi auguri alla signora Giuseppina, e poi auguri anche alla signora Angela Frison di San Pietro in Gù, oggi compie 101 anni. Ieri abbiamo fatto un 100, un 105, 101 e 100. Dopo dicono che in Veneto non si vive bene. E volevo dirvi, oltre alle riunioni che abbiamo fatto stamattina, beh sì, ieri abbiamo fatto 33.545 vaccini, siamo quasi all'80% di over 80 vaccinati, ma insomma siamo sul finire, ma siamo anche sul finire dei vaccini, dovrebbero arrivare forse mercoledì. Io questa mattina ho chiamato il generale Figliuolo e ho chiesto che ci diano vaccini. Siamo troppo forti nelle vaccinazioni rispetto alle forniture. Oh, non è colpa del generale, che sia chiaro, non è colpa del governo, dei governi, di nessuno, o meglio dell'Europa sicuramente, però se ci danno mediamente da qui a fine aprile mediamente 150.000 vaccini alla settimana distribuiti sui tre, adesso arriverà sabato prossimo mi sembra, no? Venerdì arrivano le prime dosi, cosa sono, 13.000? 14.000 dosi di Johnson & Johnson, non c'è certezza insomma. Però 150.000 dosi a settimana, voi fate un voto per pieno, 5 per 3, quanto fa? 15. Hai visto che ho pensato male? 150.000 quindi, no? 30.000 al giorno per 5, 150.000 vuol dire che due giorni a settimana non si vaccina. Vi ripeto che il nostro potenziale non è di 30.000, è un obiettivo di 50.000 con i nostri vaccinatori, ci aggiungiamo altri 30.000 vaccini che si possono raggiungere con i medici di base, sono 3.000 per 10 vaccini a testa, li ringrazio che stanno facendo un bel lavoro pur non avendo vaccini a sufficienza con sui domiciliari, e poi 1.500 farmacie che è di fatto come se un esercizio aperto per più ore, può tranquillamente farne 20 al giorno per dire, se si organizza, e sarebbero altri 30.000. E a questi ci aggiungiamo anche il potenziale, che ringrazio, di tutte le imprese, le primarie o secondarie e terziarie, che si sono già organizzate e tutti i giorni ci dicono: avete vaccini? E noi iniziamo a vaccinare. È una vaccinazione di massa, non targetizzata con le classi di età. Voi capite che noi per fare 100.000 vaccini al giorno non abbiamo problemi. Capite che 100.000 per 30 giorni fa 3 milioni, per 45 giorni fa 4 milioni e mezzo. Allora, voi capite che noi riusciamo veramente in un mese e mezzo, due mesi, a far tutti i veneti. Se poi ci tolgo anche tutti quelli che ho già vaccinato, un mese e mezzo ci stiamo dentro. Commissario, io lo ringrazio perché si è dichiarato disponibile a verificare. Ho anche detto che noi dei vaccini abbiamo bisogno come il pane. Sentite qua, sono tutti che fanno Covid free di qua, Covid free di là, bisogna vaccinare la gente. E io non dico che tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati, non c'è una zona che deve essere vaccinata prima e una zona dopo. Tutti i veneti hanno diritto ad essere vaccinati. Non abbiamo avuto grandi abbandoni sulle vaccinazioni, eh. Guardate, io penso che i veneti ancora una volta, come si può dire, fermi sul pezzo e andiamo avanti con le vaccinazioni. Tanto è vero che vedo che rispetto ai miei colleghi, io ho anche detto in riunione, se non voglio una AstraZeneca dalle vostre parti, noi ce lo prendiamo, perché per gli over 60 è previsto dalle autorità scientifiche e penso che, fra l'altro, è anche certificato che è un vaccino che dà una risposta anticorpale elevata, cioè non è un vaccino che risponde male rispetto al virus. Signori, avete visto oggi uno di voi, forse adesso non ricordo chi, ha pubblicato la percentuale di probabilità di avere un guaio con una vaccinazione, che è 0,000, cosa, 5 zeri, 95, cioè, vuol dire, considerate solo che su 20 milioni di inoculazioni
ci sono stati 88 casi segnalati, dei quali 16 accertati come, diciamo, riconducibili a delle trombosi venose profonde cerebrali o del ventre. Vuol dire che siamo a livello che forse attraversare strisce pedonali rischi di più, però è giusto essere corretti, e noi come Veneto abbiamo voluto che questa correttezza si sia addirittura confermata col blocco delle vaccinazioni con AstraZeneca sotto i 60 anni. Ecco, quindi sotto i 60 anni AstraZeneca lo faranno in questa fase, potrebbe cambiare da qui ai prossimi giorni, alle prossime settimane, lo faranno solo le seconde dosi delle prime dosi di AstraZeneca. Cioè chi ha avuto il vaccino AstraZeneca a meno di 60 anni, che sono un insegnante, deve fare il richiamo, è AstraZeneca, sulla base di una circolare ministeriale arrivata ieri su nostra richiesta, perché l'ho chiesto io questo chiarimento, perché ho detto se non me lo scrivete, io ho dichiarato noi facciamo solo Moderna e Pfizer, cioè dovete scriverci, infatti lo hanno scritto. E noi siamo carichi, cioè nel senso che sulle vaccinazioni ci stiamo giocando tutto, e spero che il governo, se non continua con queste forniture di vaccini, si decida di liberarsi le mani e andarsene a comprare. Io non so più cosa dire, cioè guardate che sono come il pane, è ossigeno, cioè non abbiamo più i cluster ospedalieri da quando abbiamo fatto i vaccini, nelle case di riposo siamo precipitati con infezioni, questo è il vero, la vera unità di misura. Vede che Federico ha trovato il foglio, lo aveva Cavaiua, non era scoace, questo era un foglio che mi serviva. Allora grazie. Prossima settimana arrivano 13.000 AstraZeneca, c'è niente, presente? Niente. Considerate che noi adesso abbiamo una popolazione target che è over 80, over 70, noi, fra l'altro ai nostri abbiamo detto vaccinate over 80, quando gli finite o in contemporanea over 70, vi fermate qui perché parallelamente dovete fare disabili e fragili e caregiver poi, no? Che è già un bel impegno, perché se, considerate che gli over 70 sono 395.000, giusto Manuela? Degli over 80 ce ne mancheranno ancora forse 70-80.000. 95.000. Over 70 o over 70? No, over 70, scusate, dai 70 agli 80 sono 395. No, sono, scusami Presidente, sono 494.443. Cosa? Dai 70 ai 79. Ma sì, 494, scusate, sì, grazie. Quindi questi bambini avete vaccinato? Il 20% mi sembra. 33% con prima dose, 33%. Grazie. E invece con ciclo completo? 2,5%. E poi diamo anche il dato degli over 80. Gli over 80 in totale sono 358.540 e abbiamo vaccinato con prima dose il 43,9%, quindi il 44%, con seconda dose il 35%, scusate, che fa il totale, il 35%, che fa il totale, che viene riportato del 78,9% dei vaccinati. Tutti quelli che hanno già avuto una dose, in totale over 80, sono 78,9%, che è il dato che aveva dato il Presidente prima. Quelli che hanno già fatto il ciclo completo sono il 35%. E i fragili, assessore, mi scusi, che non ce li ho. Ve lo diamo perché è un dato a memoria. Forse c'è una tabella. No, non c'è una tabella qua. Amministrative. No, non ce l'ho. Se la manda Carlo, eh? Carlo, è andata bene. Vai allora, abbiamo un dato sui disabili, però se volete un dato sui disabili. Sui disabili noi abbiamo un dato, cicli completi 22%. E con prima dose altri 26,5%. In quanti sono, non ho il numero complessivo. Allora, vi mandiamo poi dei dati, dei disaggregati. E sentite, la prossima settimana 13.000 AstraZeneca, 126.300 Pfizer, 126.300 Pfizer e 14.000 con punto di domanda Johnson & Johnson, Moderna NP non pervenuta. Cioè, sembra che Moderna addirittura fino a fine mese non ne arrivi, non si capisce più nulla su quel fronte.
Capite che è difficile, cioè queste qua sono nozze, fatevi i fighi secchi, cioè. E siamo i primi in Italia per vaccinazione, che sia chiaro, i veneti. Cioè, nessuno sta vaccinando come stiamo vaccinando noi, come potenziale di vaccinazione. Sentite, i nostri direttori sono pronti con i drive-in. Sono pronti con i drive-thru, no? Drive-in e drive-thru. Sono pronti con le aperture notturne. Però siamo a fare le esercitazioni così a livello dilettantistico, perché non abbiamo materia prima da inoculare. Finché non abbiamo vaccini, la macchina noi la stiamo portando avanti. Non dico che i motori sono al minimo, perché si sta tirando, però possiamo accelerare molto di più. Fra l'altro ci stiamo approvvigionando anche di grandi strutture per vaccinazione di massa, un po' in giro per il Veneto, questo lo posso anche dire, non del tutto, ma insomma che ci siano spazi per vaccinare, anche perché per fortuna arriva la bella stagione, quindi un drive-in fatto bene, che si articola magari in mezzo chilometro, cioè in modo tale che ci sia spazi, capannoni grandi, per che siano magari climatizzati, insomma noi siamo pronti. Oggi con i direttori abbiamo parlato di questo e insomma si è spinto sul fatto che over 80, over 70, fragili, disabilità eccetera, caregiver. E poi gli oncologici, abbiamo 2000 accompagnatori del 2005, sono quanti sono più o meno, caregiver, accompagnatori, assistenti degli oncologici, che sono già stati segnalati per gli appuntamenti nelle diverse USL. Adesso con un po' di pazienza facciamo tutti. Domande ragazzi, che dopo... Tosato, Federiva, Marchiori, faccio io l'elenco, vai pure Filippo. Allora Presidente, ieri avete avuto questa riunione con Draghi come governatore. Ma sì, non ne ho neanche parlato. Draghi ha avuto toni, ancora una volta, molto severi nei confronti di coloro che per così dire hanno saltato la fila, cioè si sono fatti vaccinare pur non avendo titolo per essere vaccinati. Ora, questo è stato consentito da provvedimenti del governo, tuttavia vi sono situazioni che si potrebbe definire delle zone grigie. Faccio un esempio: nel Veneto ad esempio il personale comunale di Padova è stato vaccinato, si legge che si sono fatti vaccinare amministratori, ad esempio cose di questi giorni, nei comuni del Cavallino e di Jesolo. Sembra che non tutti gli amministratori abbiano seguito il suo esempio e quello dell'assessore Lanzarin e quello degli altri assessori che hanno deciso. Non siamo vaccinati. Non siete vaccinati. Insomma, le è venuto il sospetto che qualcuno in Veneto abbia approfittato delle maglie un po' larghe per ottenere quello che non avrebbe dovuto ottenere in tempi così rapidi? Sa perché glielo chiedo? Glielo chiedo perché nella voce altro delle vaccinazioni in Veneto figurano qualcosa come 322.000 persone. Oggi questa cosa viene ricordata da un'interrogazione del PD che dice, fa la sua parte, fa l'opposizione, dice chi sono tutte queste persone e fa anche una richiesta precisa, cioè dice si faccia ad esempio una lista ufficiale dei riservisti, altrimenti c'è un margine facoltativo per cui salta un appuntamento e magari viene chiamato l'amico degli amici, ecco. Naturalmente sono questioni che lei, comprendo, non è in grado di controllare a distanza. Ci sono persone però che hanno... Sì, però dobbiamo far chiarezza su sta roba. Esatto. Allora, Draghi ha ragione a lamentarsi, però deve, come si può dire, mi permetto di dire, deve essere chiaro. Perché noi abbiamo avuto tre fasi vaccinali, ne approfitto di questa domanda per ricordare. La prima, 27 dicembre, si inizia, il governo dà un'indicazione, sanitari, tutti, quindi non come sostenevamo noi i maggiori esposti, tutti, anche passando attraverso i manutentori, tutti, peraltro anche con
anche le rappresentanze dei lavoratori hanno sempre battuto sul fatto che tutti hanno stessa dignità se lavorano dentro in un ospedale, e nulla da dire. Due, sempre in questa prima fase, case di riposo e operatori, quindi ospiti e operatori. Poi arriva una seconda fase, siamo ancora col governo Conte, nella quale, voi ricordate, noi non aprivamo le scuole a gennaio, le abbiamo aperte a febbraio, però i colleghi hanno cominciato a spingere per l'apertura, e da lì è nata la prima idea: vacciniamo gli insegnanti delle scuole. Allora in questa seconda fase, per la proprietà transitiva, siamo in Italia, e no, ma ci sono gli ospedali, ci sono gli insegnanti delle scuole, ci sono anche le forze di polizia e ci sono le famose categorie essenziali, che vuol dire tutto e niente. E anche lì, per la proprietà transitiva, quando entri in uno stabile devi vaccinare dal sedicenne, se lavora lì, fino a tutti quelli che trovi in giro. Tanto vero, se voi vedete, io la prima volta che vedevo le statistiche, dicevo: ma come mai avete vaccinato dei ventenni? Ve l'ho già detto, no? E mi hanno detto: guarda, ci sono degli OSS che hanno 20 anni. Terza fase, arriva il governo Draghi, che fra l'altro è una terza fase che posso dire, noi l'abbiamo proposta, l'assessore l'ha proposta 1 miliardo di volte, cioè ragioniamo per classi di età, per date di nascita. Noi del resto siamo quelli dell'accesso diretto con la classe 36, se vi ricordate, no? Partiamo dai più anziani e veniamo in giù. Siccome noi sappiamo che il virus diventa pericoloso per gli over 65 maschi e gli over 75 donne, mettiamo in sicurezza loro. Messi in sicurezza, andiamo via, per non sbagliarci, gli over 60, noi abbiamo risolto il 90% dei problemi del contagio. E questo è il vero dato. Un over 60 che si infetta, su 100 over 60 infettati, 3 muoiono. Mi spiace dirlo in maniera così cruda. Però è anche vero che il presidente Draghi ha detto: no, perché non vaccinare gli psicologi? Sì, ma vorrei ricordare che l'ultimo decreto del 7 aprile prevede che lo psicologo sanitario dell'ospedale è obbligato a vaccinarsi per legge. Quindi forse l'esempio non è stato dei migliori. Dopodiché, siccome io ricordo che la prima tabella che abbiamo visto assieme con l'assessore Lanzarin nazionale, vi ricordate la prima polemica, c'era ancora Arcuri verso gennaio e c'era un 17% di vaccinazioni anomale. Io è da allora che dico: ma tiratele fuori. Quindi cosa volete che vi dica? Noi diamo delle indicazioni, dopodiché ci sono gli esempi veneti. Io penso che in questa fase... Allora, intanto c'è da dire una roba, che noi abbiamo avuto più di un mese AstraZeneca, che è entrato in funzione a febbraio, autorizzato sugli under 55. Dopo è stato autorizzato per gli under 65, cioè quindi è inutile che vieni qua a dirmi: c'è un pullman di cinquantenni vaccinato. Sì, si poteva vaccinare solo quelli con AstraZeneca, tanto è vero che lì ad un certo momento sicuramente hanno ampliato pur di fare i vaccini. Ma vi ricordo che allora non si potevano vaccinare coloro che avevano più di 55 anni, ma non è rimasta in piedi un giorno sta roba, è rimasta in piedi settimane. Nel frattempo noi abbiamo esaurito le scorte. Dopodiché, se c'è ancora qualcuno in queste settimane che non ha capito, allora, dal punto di vista organizzativo, che non si vaccinano persone fuori dai target, o dal punto di vista etico, che si presenta a pretendere il vaccino se è fuori dai target, questo, a questo punto, sono responsabilità individuali di chi si fa vaccinare, che non ha meno colpe di chi lo vaccina, eh? Perché eticamente vi ricordo che un sessantenne su 100 sessantenni che prendono il virus, 3 muoiono. Quindi quando pensi di avere un'età che non è quella giusta, pensa sempre che metti in pericolo quelli che potrebbero vaccinarsi e salvarsi la vita. Tutto qua, io non ho altro da aggiungere. Dopo ognuno chiede i dati, noi i dati ne abbiamo. Guarda, noi abbiamo detto, alla luce anche di quello che è accaduto a Padova, che non vogliamo più vedere queste robe. Oggettivamente c'è stato un passaggio, adesso voglio anche essere onesto intellettualmente, c'è stato un passaggio di direzione. Noi abbiamo rinnovato i direttori. Sicuramente nella foga di voler fare è stato introdotto questo principio su Padova, io ne ho parlato al dottor Fortuna, però vaccinazioni, amministratori e altro, decisamente no, proibito. Adesso, però
Da qui a dire che il Veneto ha fatto vaccinazioni anomale, no. Ma quindi nei 322.222 altro che cosa possiamo mettere? Vi facciamo fare una relazione che è giusto che ci sia dal dottor Mongillo, dottoressa Russo, che hanno le categorie, perché su altro c'è. Magari viene fuori che su altro non so. Anche alcuni detenuti delle carceri. Diciamolo magari. Sì, perché c'era. Fai degli esempi. Perché vi ricordate che c'era il problema dei penitenziari, che comunque c'erano dei focolai e quindi quelli rientravano tra i primi servizi essenziali. Quindi ci sono anche i detenuti, sono tutti. Gli accompagnatori, i caregiver. Ci sono sicuramente alcuni, non so, dell'assistenza domiciliare, che fanno assistenza domiciliare nei comuni, che vanno quindi in casa a fare l'assistenza domiciliare, che ci avevano chiesto, che aveva un senso, insomma, ci sono quindi figure di questo tipo. Magari se riuscite poi a declinarceli. Sì. Ecco, l'altro giorno la collega Vantan, io gli ho declinato in pubblico l'altro, cioè c'è tutto nel senso, se vuoi te la giro. Sì, dillo che siamo anche in diretta. Lo ripetiamo allora, sono i dettagli sono operatori non sanitari, dunque personale del ruolo tecnico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, personale del ruolo amministrativo delle strutture sanitarie e sociosanitarie, personale di ditte esterne stabilmente in servizio presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e territoriali, la manutenzione come diceva il Presidente, personale volontario a supporto delle attività sanitarie, poi c'è l'altro. L'altro sono soggetti in età 70-70. Quelli che hai detto prima non sono altri. No, non sono altri. Quelli sono quelli che erano della prima fase, gli operatori sanitari. L'altro è. Noi vogliamo sapere altro. L'altro è molte voci, una marea. Soggetti 70-79 per i quali è stata avviata la vaccinazione. Persone estremamente vulnerabili come definite dal piano nazionale. Non è altro, E l'altro che viene classificato nazionalmente come altro. Facciamo una relazione, perché non vorrei che instilliamo confusione. No, me l'ha dato Mongillo questo, è l'altro. Facciamo una relazione, dai, scusatemi, ma... Conviventi, disabili, farmacisti, detenuti, ce n'è ce n'è una marea. Ma noi, guarda, io penso che riusciamo anche a dettagliarla con i numeri, in modo tale che avete... Però vorrei ricordare anche categorie essenziali, cioè noi ci siamo ritrovati a un certo punto che avevamo un obbligo nazionale di fare categorie essenziali. Quindi è ovvio adesso sentire qualcuno che dice ma avete fatto le forze di polizia, ma avete fatto questa categoria piuttosto quella, sì, cioè, era obbligatorio farle. Quella era nel piano vaccinale, quindi non c'è niente da dire. Ok, perfetto. Posso? Prego. Dunque, corrisponde al vero che nell'interlocuzione con il governo ieri lei ha sollecitato, un organo di stampa dice ad alta voce, chiarezza sui tempi e sulla quantità delle consegne dei lotti Johnson & Johnson. Cioè che ha detto, diteci quando e come ci darete. No, io ieri il Presidente del Consiglio, ieri non abbiamo neanche parlato di vaccini. No, ma forse c'è stata nella riunione. Sì, forse qualcuno ha chiesto, ma non mi ricordo neanche, ma non l'ho fatto. No, io ho portato la posizione del Veneto rispetto al Recovery Fund e al progetto che si deve fare, questo sì. Sì, perché insomma le viene attribuito così uno scatto. No, ne ho parlato la sera prima con il governo di questo. Ah, cioè, la sera prima. Proprio la sera prima proprio. E l'ha chiesto in tono abbastanza, diciamo, perentorio, ecco. No, io non è che alzo la voce, ho detto semplicemente che, cioè, che ci devono dire le forniture, perché per noi è fondamentale, cioè qui c'è una macchina da guerra schierata, cioè non è che noi possiamo dire abbiamo munizioni, non ce le abbiamo, attendete un attimo, cioè macchina ha delle esigenze, ha bisogno di carburante. Le chiedo un'ultima cosa. Dunque, si apprende che Bonaccini lascerà la presidenza della conferenza delle regioni e che il favorito a succedergli è il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Vedo che lei annuisce. Ho letto anch'io il giornale. ecco, corrisponde al vero che lei in passato, nel recente passato, ha ricevuto la proposta di presiedere la conferenza delle regioni e ha declinato questa offerta?
Ma se guarda, io non me lo ricordo neanche più, non è recente passato. Io sono il primo sostenitore di Massimiliano Fedriga, non sono minimamente interessato a questa carica, non lo sono mai stato, non lo sono ora, però comunque io penso che lui sia veramente un buon successore. Devo ringraziare Stefano Bonaccini per il grande lavoro che ha fatto. Abbiamo lavorato tutti in squadra con Stefano. E poi sentite, questo non è un gioco a premi, cioè, stiamo parlando del coordinamento dei governatori italiani, e si continuerà così. Noi abbiamo sempre avuto figure, abbiamo avuto Stefano, abbiamo avuto Vasco Errani, e abbiamo sempre avuto figure che, nonostante fossero, diciamo, ben connotate politicamente, hanno sempre saputo rappresentare, diciamo, la posizione dei governatori, che non è una roba facile. Lo farà anche Massimiliano. Francamente la sua risposta però è stata un po' elogiva. Perché? Perché insomma, neanche poteva fare la spesa tra una lista della roba che si scrive. No, perché risulterebbe invece che lei abbia avuto una proposta precisa in questo senso da parte di Salvini, e che gli abbia detto grazie, ma io preferisco stare in Veneto. Ma guardate, io ve l'ho detto, non ricordo, cioè stiamo parlando di secoli fa, nel senso che a me non è mai interessato, per cui non rientro neanche nella categoria lesa maestà, perché cioè, se qualcuno me l'avesse chiesto anche una settimana fa, un mese fa, avrei detto scusate ancora. Ma vede che l'assessore Lanzarini sta ridendo sotto i baffi. Non hai i baffi. No, guardate, no, assolutamente. Nel senso che non sono mai stato interessato, no. Poi la nostra è una regione, sentite, la nostra è una regione complicata. Ci vuole tempo e ci sarebbe tutto il tempo che portiamo via. Sono 5 milioni di abitanti, c'è una roba. Poi io lo vedo così, qua ci vuole tempo pieno su sta regione, cioè non abbiamo tempo. Noi siamo qui da 14 mesi come voi. Angela, prego, se no non finisce più, tosato. Federiva. Grazie Presidente, buongiorno. Ho tre domande, vado veloce. La prima, ha citato grandi strutture di vaccinazione, le state cercando, volevo chiederle, sa già un'idea di quante potrebbero essere e di che tipo, per esempio, potreste riesumare l'ospedale del Qatar? No. Quel tipo di struttura? No. Aspetto sempre i qatarini che si facciano vivi io. No, nel senso che, a parte il fatto che a noi non è costato, Cavaldonato non si guarda in bocca, adesso vedremo di capire cosa farne. Però ecco, vorrei dire, un esempio è la Pagnossin, tanto per dire, l'ex Pagnossin, quindi Zanardo, cioè strutture come quella, adesso non è che abbiamo un piano delle strutture, i nostri direttori stanno cercando sempre di più di creare questi satelliti importanti nei territori, andando sempre più vicino a casa ai cittadini. Poi sapete, adesso con le prenotazioni a portale, con le farmacie eccetera, si creerà un network pauroso, però noi siamo pronti anche con grandi strutture, insomma avete visto le fiere come funzionano, fra l'altro. Comunque non penso strutture per intenderci, siti industriali dismessi per esempio. In realtà, ecco, quindi ringrazio ad esempio gli imprenditori che ci propongono anche gratuitamente disponibilità, magari di capannoni vuoti che hanno. Ben venga, valutiamo tutto. Ok. Poi il tema delle riaperture, Presidente. Allora, abbiamo capito che non c'è una data dal governo in questo senso. Avete però concordato almeno le modalità di metodo con cui arrivare a aperture graduali? No. Per esempio, oggi l'immunologa Antonella Viola propone di cominciare dai luoghi all'aperto, cioè i ristoranti, per esempio, con i dehors, piuttosto che le palestre con le attività nel giardino o comunque fuori. Essere un'indicazione, ne avete parlato? Scusa. Questa è l'ABC, cioè è ovvio che se dobbiamo andare gradualmente partiremo dai plateatici all'aperto e da queste strutture, però non abbiamo parlato. Ma non è detto, nel senso che finora si è andati nelle varie riaperture, voglia anche per la stagione climatica che non era confacente. Sì, ma se ne è parlato in più occasioni di questa storia di partire dall'apertura dei ristoranti all'aperto, non è una novità. Però adesso non ne state parlando nel metodo. No, non se ne è mai parlato fino ad ora nella riunione. Quindi la scadenza temporale che vi state dando man mano cos'è? 20 aprile, come si è detto a un certo punto? Sicuramente, comunque ci sarà necessità di fare un tagliando rispetto anche ai dati sanitari, epidemiologici che ci sono, no? Io penso che noi dovremmo prendere atto che il giro di boa ci sarà in aprile. Beh, ci sarà necessariamente, perché poi scade il decreto. 30 aprile zone arancioni, zone rosse vanno a scemare e quindi spariscono.
30 aprile vuol dire che noi abbiamo un contesto sanitario un po' diverso, no? Cioè, se ci pensate, abbiamo le vaccinazioni. 30 aprile dovremo prendere atto che non possiamo più continuare a restrizioni e dovremo pensare invece a un lavoro di convivenza con il virus che parte dal cittadino. Perché se io oggi ho ancora 80-100 persone che si presentano alla porta dell'ospedale ogni giorno, vuol dire che ho decine e decine di persone che si infettano, avete visto un migliaio anche oggi, e dove si sono infettate? Prego. È stato riattivato il gruppo che si è occupato della stesura delle linee guida, che voi sapete che il Veneto è il coordinatore di questo gruppo, proprio su mandato della conferenza delle regioni, per rivedere tutte le linee guida che sono state già varate in un'ottica di maggiore semplificazione. La parte tecnica si è già riunita giovedì, mi sembra, di questa settimana. Settimana prossima faremo un altro incontro e quindi insomma si lavora proprio sulla revisione di tutte le famose linee guida che avevamo parlato insomma nella prima fase. In tutti i settori, quindi? In tutti i settori. Okay. Sì, ma anche per la classificazione, cioè si debbono abbandonare i 21 parametri, sono anacronistici davanti a un territorio che sta vaccinando. Ok. Terzo e ultimo tema, Presidente, il Recovery Fund, appunto. Il sì. Premier Draghi ieri ha parlato di questa macrostruttura che sarà articolata con 3 sottostrutture, ha parlato di un coordinamento, una valutazione, un controllo, non ha precisato dove sarà collocata, però ha puntualizzato che sarà una struttura centrale e non periferica. Siete d'accordo su questo? Ma guarda, io ti dico cosa ha detto, tanto non è un mistero, ma forse l'hanno anche scritto i giornali. Io alle legittime istanze del Sud ho portato le legittime istanze del Nord ieri alla riunione. L'ho proprio detto. Ho sostenuto e sostengo che il governo, se vuol fare veloce, ho parlato direttamente col Presidente del Consiglio, se il governo vuol fare veloce e mettere a terra questi investimenti deve utilizzare dei bracci operativi e non possono che essere le regioni. Io ho anche detto, guardi, io e lei possiamo programmare un ospedale, ma se lo programmiamo con le norme di oggi, né io né lei lo vediamo realizzato. Se invece pensiamo a semplificazione di questo ufficio, complicazione a fare il semplice, è esattamente quello che gli ho detto, a pensare a elementi di commissariali per portare avanti le opere strategiche. E poi sostengo la politica del non monopattino, cioè c'è ancora una parte di paese che ho l'impressione che pensi che il tema del recovery fund possa essere una grande opportunità di assistenzialista. Non esiste. Noi dobbiamo sicuramente pensare alla modernità di questo paese, no? Ha ragione il Presidente Draghi quando parla del digital divide, quando parla dell'istruzione, di tutti questi temi, ma ci mancherebbe, sono la base. Ma dall'altro noi abbiamo una situazione contingente che è quella di rilanciare il PIL, perché nessuno ha il coraggio di dirlo, ma qua se con recovery fund non si rilancia il PIL andiamo a finire male, perché il PIL vuol dire occupazione, perché è inutile avere tutto bello e non aver più nessuno che ci possa vivere dentro. Quindi ho detto, guarda, le nostre imprese non vogliono, cioè si aspettano solo di poter volare, spiccare il volo, sburocratizzazione, e le risorse dobbiamo darle a chi con la leva del lavoro riesce a decuplicarle, sono le nostre imprese. Se noi finanziamo le imprese che hanno voglia di fare, il recovery plan viene moltiplicato all'ennesima potenza. Questo è il vero rischio, eh? Prego. Abbiamo Nicolussi Moro, poi Marchiori, poi Guidoni, poi Moscati. Allora, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei fare una domanda tecnica. Prego. Visto che adesso AstraZeneca viene destinato agli over 60, come il governo intende riorganizzare il piano e come l'ha declinato alle regioni? Nel senso che tutti gli over 60 adesso come vengono vaccinati? Perché Moderna non sappiamo più che fine abbia fatto. Pfizer ce la fa? Non vaccinate più gli anziani con Pfizer e le destinate ai giovani? Come funziona adesso? Come cambia la campagna? Noi procediamo per target di età scendendo. Sì. Nella discesa della vaccinazione... Mm. Il vaccino da utilizzare è AstraZeneca, salvo i casi in cui il medico prescrittore nell'anamnesi dice, guarda, in questo caso perché ha avuto un progresso di trombosi, perché proprio per sicurezza voglio essere sicuro, ipersicuro, prescriva
Pfizer o AstraZeneca in sede vaccinale. Ma quindi Astra viene usato anche sotto i 60 anni? No. Appunto, quindi sugli over sotto... 60, qual è l'indicazione? Pfizer? Sugli over? Sugli under? Ah, sugli under 60. Sugli under 60. E Pfizer è Moderna? Appunto, ma siccome è Moderna non sappiamo che fine ma abbia fatto. Ma noi sotto i 60 anni non ci arriviamo prima, abbiamo quasi 1,5 milioni di persone da fare. Perfetto, e questo l'abbiamo capito. Però nel momento in cui voi dovete non cominciare... Non c'è vaccino? Appunto. Allora, c'è in ballo una trattativa del governo con Moderna per cercare di comprare 30 milioni di dosi in più di Moderna rispetto a quelle che sono state annunciate. Non arrivano neanche 15.000 a settimana. Appunto, cosa vi ha detto il governo? Niente, su questo? Nulla. Non vi ha detto potenziamo gli arrivi di Pfizer, eccetera? Non, noi non sappiamo al niente. Al momento no. Al momento noi abbiamo un programma di 150.000 dosi a settimana fino al 30 aprile, poi 1.090.000 dosi a maggio, distribuite sui 3/4 vaccini. Per Johnson & Johnson EMA ha messo sulla graticola. No, ha messo sull'attenzione, diciamo così, ha dato un'avvertenza anche su Johnson & Johnson, mettiamola così, cerchiamo di essere un po' rassicuranti, ecco, per la gente. No, io sono rassicurante. Deve ancora iniziare a arrivare a Johnson & Johnson, appunto. Però quel che è giusto è giusto. EMA ha detto anche Johnson & Johnson potrebbe avere dei problemi di trombosi, quindi le indicazioni di Johnson & Johnson sono per quali fasce di età? Non ci sono ancora. Quindi, per cui la prossima settimana vi arriva Johnson & Johnson, ma voi non sapete chi potete darli? Ma si esprimerà AIFA, arriverà come solito una circolare, siamo in attesa, non c'è ancora. Ok, non ho ancora indicazioni. Ok. E l'ultima cosa, mi dicevano l'esercito che loro sono già pronti a convertire i loro centri tamponi in centri vaccinali, non solo Padova ma sono diversi, sono 16 in tutto il Veneto. Volevo capire, ci sono dei tempi? No, il problema non sono i tempi, il problema è che non ci sono vaccini. L'esercito, noi li ringraziamo, però noi vaccini non ne abbiamo. Nel senso che potremmo dargliene pochi, anche perché l'agenda vaccinale la gestiamo noi, non è che l'esercito vaccina per i cavoli suoi. Ringraziamo per la collaborazione, però ad oggi mancano anche a noi i vaccini. Le 16 famose squadre che c'erano a fare tamponi, che sono state trasformate in 8 squadre, perché comunque inseriscono, quindi mi sembra un infermiere in più, un assistente eccetera, saranno suddivise e sono già state date indicazioni all'interno dei nostri punti di vaccinazione, insomma uno per USL. Quindi non vengono usati i centri militari allora? Solo quello di Padova. Padova, che è un'altra cosa. Le 8 squadre che arrivano dalle 16 squadre che facevano tamponi invece andranno divise, queste 8 squadre, nelle altre 8 USL, che non Padova, che avrà questo centro militare nell'ex ospedale militare. Le altre verranno divise nelle 8 USL che rimangono nei vari centri, quindi come prima erano dentro i punti dove venivano fatti i tamponi, saranno in un punto dell'azienda dove si fa vaccini. Perfetto, grazie. Prego. Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, una domanda, c'è un po' di confusione perché lei giustamente continua a dire non ci sono vaccini, altrimenti noi procederemo, andremo avanti come una macchina da guerra. Eppure ieri il governatore Draghi ha detto i vaccini ci sono, addirittura ha detto le dosi di aprile sono sufficienti a vaccinare tutta la popolazione che ha più di 80 anni e gran parte degli over 75. Questo mentre diceva che riapriranno prima le regioni che vaccinano gli anziani. Quindi c'è confusione, perché se da Roma dicono che i vaccini ci sono e poi noi vediamo che non ci sono, tanto da chiudere addirittura l'hub più grande del Veneto, che è il PalExpo, dopo 2 giorni di inaugurazione, è ovvio che ci si pone una domanda. No, ma io dove sono? Se Draghi dice che ci sono. Intanto con il Veneto sono stati rispettati i tempi di le forniture programmate. Però vi faccio l'esempio di aprile: se mettiamo 150 dosi a settimana, sono 600.000 dosi, 150.000 per 4 settimane sono 600.000 dosi. Le dividiamo per 2 perché sono tutti i vaccini che richiamo, 300.000. Se gli over 70, solo
dai 70 al 79 abbiamo quasi 500.000 persone, cioè vuol dire che noi con la fornitura di aprile non riusciamo neanche a vaccinare poco più della metà in via teorica dei 10 anni di nascita dei 70 e 79. Sì. E poi abbiamo tutti i richiami, perché noi adesso abbiamo i richiami che entrano in pista, adesso sono stati spostati a 42 giorni i richiami, dovrebbe arrivare la circolare per dare un po' anche di fiato, me l'ha detto stamattina il generale Figliolo, però dovrebbe arrivare. Sì. Sì, sì. I 21 diventano 42 per capirci, 21 giorni diventano 42. Però guardate, non è una contropolizione, dato di fatto non ce li abbiamo, insomma. Sì. Altre domande, ragazzi? Sì, no, solo un'altra domanda. Questa riguarda ancora il tema delle RSA. Ci hanno segnalato vari telespettatori, insomma, vari utenti. Ad esempio, questa signora che ha la mamma nell'RSA Sartor di Castelfranco Veneto, dicono che è da un anno che loro non riescono a vedere i propri cari e che la direzione ha detto che sta attendendo ordinanze regionali, in tal senso che però non arrivano, eppure sono già tutti vaccinati da oltre un mese, quindi chiedono una risposta, chiedono come ci si può comportare in tal senso. Allora, la questione la stiamo affrontando cercando di effettivamente dare delle indicazioni precise per aprire, visto che c'è comunque la maggior parte di ospiti operatori sono vaccinati. C'è una questione che però so che la dottoressa Russo deve aver scritto anche al Ministero, perché ci sono ancora le circolari ministeriali che di fatto non sono mai state revocate, che impongono invece chiusura totale, impongono l'isolamento, impongono i 10 giorni, cioè impongono tutta una serie di cose che oggi con le strutture, con le persone vaccinate possiamo superare. Allora le strutture che voi sapete hanno visite dei NAS un giorno sì e un giorno no, sono molto preoccupate, quindi vogliono chiarezza anche rispetto alle circolari nazionali che di fatto non sono mai state revocate e che hanno ancora, perché sono ancora le circolari della prima ondata, per capirci. Quindi stiamo cercando di anche noi far da tramite col Ministero per capire, dateci anche indicazioni e poi noi di conseguenza emaniamo le nostre indicazioni, però per esserci una correttezza anche nei provvedimenti. Certo, grazie. Assessore, scusi, mi riallaccio un attimo velocemente con un'altra domanda. I tossicodipendenti all'interno di comunità di recupero? Ah, ok, perfetto. Abbiamo vaccinato nella prima fase, vi ricordate, l'avevamo detto qui, sia le strutture disabili, semiresidenziali e residenziali, sia di dipendenza e salute mentale. Grazie mille. Guidoni, Radio Wellness, Moscati e Giacomuzzo. Prego. Lasciamo far veloci, ragazzi. Sì, buongiorno Presidente. Le sottopongo un caso che ci ha segnalato una nostra ascoltatrice. Che ha la mamma che appartiene alla classe di età tra 70 e 75 anni, 70-75, che vorrebbe vaccinarsi ma fino adesso non è riuscita a farlo. Ha detto che ha chiamato il suo medico di base chiedendogli se si poteva vaccinare, il medico di base le ha risposto che lui non gli faceva i vaccini. Allora ha provato a prenotare, a fare la prenotazione online e il sistema le ha detto che non rientrava nella classe alla quale è consentita la prenotazione online. Cosa deve fare? Deve pazientare. Che tempi realisticamente? Un mese. Più o meno. E un'ultima cosa, alla luce anche di questi ultimi arrivi di cui ci ha parlato, 13.000 AstraZeneca, 126.000 Pfizer, 14.000 Johnson & Johnson, questi sono i dati. Quando pensate realisticamente di completare la vaccinazione degli over 80, di tutti gli over 80? Beh, aprile è chiusa la vaccinazione degli over 80, la verità è che poi abbiamo tutte altre categorie, tipo i fragili, super fragili, disabili, insomma, c'è molto lavoro da fare, avremo almeno 1,5 milioni di persone da vaccinare, mettendoci dentro anche gli over 70 rimasti. Grazie. Prego. E Moscati, Giacomuzzo, Pittarello. Sì, buongiorno. Presidente.
Io prima volevo dire quello che ricordare che gli altri, nella categoria gli altri, c'erano tutti gli accompagnatori, ma anche le mogli, eccetera, di quelle chiamate che avevamo fatto degli 85enni, 86enni, per cui effettivamente si parla di un 50%, cioè gli del accompagnatori. Doppio. Esatto. Gli over 65 accompagnatori. Over 65, per cui parliamo di numeri anche abbastanza grossi in quella categoria. La domanda invece riguardava il portale, perché oltre a la signora era 70, rientrava nella categoria under 75, però invece io ho segnalato dei casi di novantenni, per cui dovrebbero essere assegnati lì, che invece non si riesce a fare. La domanda era, siccome queste persone sono anche molto anziane e hanno fatica, ovviamente non possono farlo loro, bisogna delegare qualcun altro, eccetera, eccetera. Lei aveva detto famoso anche centralino, che sarebbe stato, perché comunque non si riesce neanche con il centralino. Allora la domanda era se c'era qualche novità riguardo a questo che ci aveva detto di quel nuovo centralino che sarebbe stato messo a disposizione. No, il centralino è attivato, sono state portate 100 linee telefoniche, bisogna insistere lì, cioè ci vuole un attimo di pazienza con tutte queste robe. Guardate che sono milioni di chiamate, di flussi, di dati, di informazioni, cioè, dopodiché se uno e nella categoria vaccinale trova chiusa la prenotazione, vuol dire che qualcun altro ha prenotato, e cioè quelli sono i vaccini che abbiamo. Cioè, adesso stiamo tentando anche di forzare il sistema ancora di più per poter avere un minimo di prenotazione nel tempo, però sempre con il rischio che poi si disdica tutto. Cioè, allora è attendere, insomma, ecco, questo è il... Sì, ma attendere, vorrei ricordare, io mi preoccuperei se uno mi dice attendi e dopo vedi il bollettino dei vaccini e questo non vaccina niente, ma noi facciamo 35.000 vaccini al giorno, cioè vuol dire che comunque c'è anche qualcuno che non attende e ha 90 anni e riusciamo a fare, e siccome l'obiettivo del cambio di direttori è chiudere gli over 80, alla fine andranno a grattare nel fondo del barile finché troveranno tutto quello che c'è da trovare. Benissimo, grazie. Giacomo Muzzo. Buongiorno. Volevo chiedere se la ordinanza, la circolare che arriva dal generale Figliuolo, oltre a questi due dispositivi, cioè riguardo agli sessantenni avanti tutta e l'allungamento del richiamo, potrebbe contenere qualcos'altro? Cioè se è stato anticipato qualcos'altro? Non ci risulta, risulta. L'altra cosa, sabato e domenica allora si vaccina, nel senso che avete già mangiato tutto? Sì. Si continua a vaccinare, avete ancora vaccini? Ovviamente in alcuni posti a scartamento ridotto, perché siamo, cioè noi abbiamo il calcolo che a martedì se non arrivano vaccini è finita. Grazie. L'ultima cosa, non ho capito bene cosa succede agli insegnanti o alle forze dell'ordine che per vari motivi ancora non erano stati vaccinati. Adesso che c'è questo nuovo piano vaccinale, verranno chiamati con calma, perché prima abbiamo la priorità degli anziani. Grazie. Pittarello. Buongiorno. Buongiorno. In Francia, la Francia ha disposto che appunto gli under 55 che abbiamo fatto la prima dose di vaccino con AstraZeneca possono fare la seconda inoculazione con un altro vaccino. È un'ipotesi che questa non è mai stata presa neanche... No, perché c'è una circolare del Ministero che dice che siccome chi ha fatto la prima dose, se non ha motivazioni per cui ha avuto reazioni avverse con la prima dose, a maggior ragione la seconda non gli fa niente. Sì, quindi è confermato AstraZeneca su AstraZeneca in seconda dose, a prescindere dall'età. Questo fatto dalla Francia può essere però un qualcosa che cambia, diciamo. No, anche... no, è risaputo il fatto dalla Francia, non è una novità. Grazie. Io poi per l'assessore poi non. Dove vi lascio l'assessore? Avete, ecco, per il presidente altre domande? Grazie, vi lascio l'assessore. Passiamo all'assessore. C'è quindi. Domanda? Ah, scusa. Scusa, non ti avevo visto, perdonami. Beh, ero qui nell'angolo. Chiedo solo una precisazione, ma il fatto che sia stato chiuso l'hub di Marghera, cioè, era previsto, è successo all'improvviso, è stata una cosa preventivata? Beh sì, cioè, se finiscono i vaccini noi comunque dovevamo iniziare a partire, che questo è positivo, no? Nel senso che non... lo startup è avvenuto, dopodiché appena arrivano vaccini si inizia a partire alla grande, quello è un hub che ha un grosso potenziale, ma è stato bene aver aperto comunque.
Quindi non avevate previsto che si potesse chiudere per il film? Sì, assolutamente sì, però è inutile che attendiamo di aprire quando arriveranno masse di vaccini, tanto si collada, si capisce cosa non funziona, cioè fondamentale è questo, c'è un periodo di abbrivio, di break even, definiamolo così, che è importante in questi centri vaccinali, perché c'è sempre qualche flusso che non funziona, ma no, bene. Poi quello è un centro che riesce a fare giorno e notte, quindi quello dovrebbe andare anche a 24 poi a regime, se arrivano vaccini. Come avete capito, mancano i vaccini. Bene. Buon lavoro ragazzi, vi lascio l'assessore. Assessore, prego. No, rido, non ho nulla di nuovo rispetto a quello che abbiamo detto. Non so che domanda c'era. Domande per l'assessore. Pittarello, Giacomuzzo, Nicolussi Moro, ergo, basta. Buongiorno assessore. Buongiorno. In riferimento a una settimana fa si era parlato appunto della delibera definita degli infermierini, quella appunto sì. E aveva annunciato un incontro in settimana con le delegazioni sindacali. Non so se c'è stato, se c'è qualche aggiornamento. No, l'incontro merito. Cioè, abbiamo fatto un incontro, ma abbiamo parlato di piano vaccinale, quindi di altra cosa, con le sigle sindacali regionali. C'è un incontro, mi sembra, che è organizzato dalla struttura, quindi che si occupa di risorse umane e di personale, a cui parteciperò anch'io, mi sembra, la settimana prossima su questo. Giacomuzzo. Niente paura, chiedo scusa. Allora, Presidente, Assessore, le volevo chiedere intanto... per quanto riguarda ho un caso specifico che le avevo già sottoposto qualche mese, ormai un mesetto fa sicuro, di una signora che è sposata ad un'italiana ma che rientra nell'AIRE, cioè in quell'ordine, in quel registro di non residenti. Ancora non risulta, e quindi si ritrova senza medico di base a cui rivolgersi. Allora volevo chiederle se c'erano novità per queste persone, che non credo che sia un caso isolato peraltro, se ha novità su questo, eventualmente poi le risegnerò. No, l'unica novità che ho, che mi diceva la Russo questa mattina, che ci dovrebbe arrivare un'indicazione di vaccinare quelli che sono all'estero per lavoro o studio, quindi vacciniamo gli studenti o le persone che sono all'estero per lavoro o studio, quindi li vacciniamo noi, cioè non vengono vaccinati nei paesi dove sono, ma li vacciniamo noi. Però su quelli degli altri, che appunto ci sono questi casi, non ho novità. Proviamo a fare un quesito specifico, perché sì, non ci avevano... Perché rientra nell'età vaccinabile, ma... non ci avevano risposto, proviamo a fare un altro quesito specifico, chiediamo. Beh, eventualmente. La ringrazio. Avevamo sospeso poi il caso del Vicentino, che a inizio settimana aveva portato la mamma in fiera e che si è sentito, dice, respingere, perché non aveva prenotato online e non con la lettera. È stato chiarito quel passaggio? No, sì, so che è stato chiarito che... Ma allora, io avevo un caso di un vicentino che aveva una prenotazione il 9, aveva tentato di entrare nel portale per la prenotazione, poi era stato respinto perché appunto si erano chiuse la prenotazione, però dalla prenotazione dopo 2 giorni, non so se era lo stesso caso oppure no, se questo è un altro, perché questo l'avevamo verificato e quindi dopo 2 giorni comunque c'era la prenotazione già, che era arrivata con lettera. Il caso invece, questo probabilmente ci sia stato un disguido, credo, non da imputare a nessuno, insomma, quindi... Certo che è spiacevole se uno si presenta e quindi va anche sul posto e poi non viene vaccinato, però non è che possiamo pensare di avere vaccini sempre a disposizione, cioè quella scorta per dire, perché poi eventualmente invece ce ne abbiamo prenotato che potrebbe rimanere senza, quindi penso che sia successo così. Ok, grazie. L'ultima cosa, una segnalazione che ci arriva da una lettrice che segnala un problema proprio di anche al centralino e al numero verde, nel senso che questa signora è malata, è obesa e quindi rientrerebbe nelle categorie fragili, e si è sentita dire sia dal medico che dal centralino che non sapeva bene neppure se questa era una categoria fragile, per cui segnalava questa cosa. Allora, su tutte le categorie dei fragili, super fragili, insomma, chiamiamoli come vogliamo,
Sapete, c'è un po' di difficoltà per noi avere tutti gli elenchi, tutti i dati. SERD ha fatto un lavoro di codici, però chiaramente non sempre combaciano. Da ieri mi sembra ogni medico di medicina generale, entrando nel portale informatico alla voce operatori, ogni medico ha il proprio codice per entrare, vede i propri assistiti, tutti i propri assistiti, quindi vede se sono stati, se sono inseriti tra la categoria fragile, se sono stati vaccinati e quant'altro, e questo ci darà una grossa mano, perché allora i medici potranno anche capire, vedere quali dei loro assistiti sono rientrati, perché sono rientrati nel famoso elenco che ci ha fornito il SER, oppure sono rimasti fuori, anche quelli che sono già stati vaccinati e chiamati. Questo ci dovrebbe aiutare a risolvere i problemi di o quei casi in cui non c'è una corrispondenza e noi non la conosciamo. Grazie. Nicolussi Moro, poi mi pare che abbiamo concluso. Assessore, volevo capire una cosa, se c'è l'accordo anche con i pediatri di libera scelta per le vaccinazioni dei minorenni, visto che Pfizer va bene anche dai 16 ai 18 anni, e se c'è già l'accordo nero su bianco con i farmacisti, e in quel caso come si fa a superare il problema che avevano illustrato bene i medici, gli ordini dei medici, cioè che i farmacisti non sono abilitati neanche a fare l'iniezione. Allora, il problema, allora con i farmacisti abbiamo fatto un incontro questa settimana e stiamo predisponendo un accordo che sarà poi sarà oggetto di osservazioni da parte di loro, per noi per la sottoscrizione. Non ci risultano che ci sono problemi rispetto a la possibilità per loro di esercitare, di poter fare la vaccinazione, ma i vincoli che loro hanno sono quelli di aver seguito il corso dell'Istituto Superiore di Sanità e poi di fare una sorta di tutoraggio che dobbiamo fornire noi, e noi siamo disponibili, stanno predisponendo di fornire questa sorta di tutoraggio all'interno dei nostri centri vaccinali per accompagnarli prima della di eseguire la vaccinazione, quindi prima di poi poter chiudere l'accordo e poi insomma predisporre. Per quanto riguarda invece i pediatri, si sono resi disponibili, mi sembra che la settimana prossima probabilmente li incontreremo. Una delle ipotesi con i pediatri è quella della vaccinazione dei genitori di tutti quei soggetti under 16 che però rientrano nelle categorie fragili, non possono essere vaccinati. Sapete che lì c'è nel piano nazionale che debbano essere vaccinati i genitori, no? Tutti i bambini sono con immunodeficienze, immunodepressi o comunque disabili sotto i 16 anni, e quindi con loro insomma parleremo e ci confronteremo, perché potrebbero loro, conoscendo appunto questi ragazzi insomma, perché sono loro assistiti, eventualmente fare la vaccinazione ai genitori. Però insomma ci incontreremo la settimana prossima, penso. Quindi al momento i pediatri si occupano solo di vaccinare i genitori degli under 16 fragili, non gli stessi under 16. Cioè è una possibilità che affronteremo con loro. Loro si sono resi disponibili a fare questo in un colloquio informale che c'è stato, non c'è ancora un confronto insomma per specificare bene, però c'è la loro disponibilità. Ecco, la formazione o il tutoraggio, come vogliamo chiamarlo, dei farmacisti è stata affidata a medici, a infermieri, a chi? No, verrà fatto all'interno dei centri vaccinali, dove si trovano all'interno dei centri vaccinali sia infermieri sia medici, la parte medica. La prevenzione sta predisponendo insomma anche questo. E per quanto tempo, assessore, mi scusi? Non mi sembra che ci sia indicato un tempo specifico, però non vorrei insomma, perché so che c'è da fare questa attività, ma non mi pare che ci sia, non so, un tot di ore eccetera, però da comunque accompagnare il farmacista, il collaboratore farmacista in questa azione. Sono di fronte a te ogni giorno. Sono l'Italia innovativa che ricostruisce su basi più solide. Sono l'Italia produttiva che non si ferma mai. Sono l'Italia solidale che non lascia indietro nessuno. Sono l'Italia accogliente che valorizza le sue eccellenze. Sono l'Italia caparbia che vuole vincere insieme a te. Con i BTP Futura sostieni il paese e la campagna di vaccinazione e dai forza al tuo domani. Sottoscrivili dal 19 al 23 aprile. BTP Futura, perché l'Italia cresce con te. È
consono per l'utilizzo dovrebbe essere Johnson & Johnson, bisogna capire a maggio, quindi a questo punto secondo me, non certo con questa prima fornitura che ci arriva adesso di 14.000 insomma dosi di Johnson & Johnson, ma a maggio quando arriverà insomma Johnson & Johnson, se arriverà in quantità maggiori insomma potrebbero essere, quindi abbiamo il tempo anche per fare tutta questa attività che è propedeutica poi per poter insomma firmare l'accordo, per avere l'accordo e poi partire con la vaccinazione. Anche i pediatri con Johnson & Johnson? Ma non abbiamo ancora né individuato né con quale vaccino né con altro, quindi non ha, dipende sempre insomma da vaccini permettendo e da tutto il resto. Grazie. Sono Filippo Cosà, assessore. Francamente io mi sono stupito di una circostanza, cioè che di fronte alla comunicazione caotica e francamente inaccettabile che c'è stata da parte delle istituzioni di governo e della comunità scientifica sull'impiego di AstraZeneca, non ci sia stata una protesta formale da parte degli amministratori che poi hanno l'onere di utilizzarlo. Mi spiego, in 6 mesi ci hanno detto che AstraZeneca era prescritto soprattutto per i giovani, poi che andava bene per tutti, adesso che è consigliato, raccomandato per gli over 60. Mi chiedo anche come si possa pianificare qualcosa in queste condizioni. Mi sarei aspettato che vi foste fatti sentire in maniera... Ma allora le discussioni ci sono state, io ricordo anche grandi discussioni anche in Commissione Salute, un po' insomma su effettivamente i vari passaggi che ci sono stati, dopodiché ci sono comunque degli organismi scientifici deputati a dare indicazioni e noi chiaramente ascoltiamo e seguiamo poi le indicazioni che ci vengono date. È chiaro che un po' di confusione sicuramente è stata fatta e ha creato dei problemi. Fortunatamente, e quindi il dato di ieri ci rassicura molto, non ci sono state, ieri c'era l'apprensione, la paura che ci fossero, essendo il primo giorno dopo appunto la nuova decisione quindi di utilizzare AstraZeneca solo sopra i 60, dai 60 anni in su, ci fossero anche delle defezioni rispetto a quanto programmato, comunque di persone che potevano rinunciare perché volevano prima aspettare, capire bene eccetera, invece ieri insomma le defezioni sono state proprio poche insomma, quindi questo ci rassicura insomma. La voglia di essere vaccinati e di vedere quindi, io credo, insomma, questa luce in fondo al tunnel, di poter dire ripartiamo e quindi ci diamo anche una temporalità per ritornare a una graduale normalità, probabilmente e fortunatamente prevale. E anche perché poi ricordiamolo, i vaccini insomma sono vaccini sicuri, questi mi sembra che siano stati detti, mi sembra che anche ieri sera ascoltando Palù in una trasmissione il professore Palù ripeteva più o meno la stessa cosa, quindi la sicurezza rispetto a questo. E con questo grazie a tutti, a domani, a lunedì.